Buonasera a tutti dal telegiornale di Toscana TV. In apertura partiamo con la cronaca, torniamo a parlare della ragazza di 22 anni morta sul lavoro ieri, siamo nel Pratese. Oggi parla la madre di Luana e dice che lavorava proprio per il suo futuro. Il servizio di Patrizio Ceccarelli, vediamo. È affranta dal dolore Emma Marrazzo, la mamma di Luana Dorazio, la 22enne morta ieri in un incidente sul lavoro in un'azienda tessile della provincia di Prato. Accetta però di parlare con i giornalisti per raccontare com'era sua figlia. Era bella, buona e umile. Era contenta del lavoro che svolgeva. Anche se a volte tutti i lavori possono pesare, anche i più leggeri, no? Però gli piaceva lavorare. Amava il suo bimbo splendido. La tragedia è grande non solo per me, anche per i datori di lavoro. La ditta si chiama come mia figlia e la proprietaria si chiama come mia figlia. È dispiaciuta, ha detto non sa come ha fatto. Proprio ieri aveva assunto un ragazzino per stargli vicino e dargli una mano. Luana era la mamma di un bambino di 5 anni e mezzo e ora i nonni dovranno pensare soprattutto a lui. Non gli faremo mancare nulla, gli mancherà l'essenziale però. Diremo come tutti che è andata a completare il giardino lassù, delle belle stelle brillanti. La sua mamma la chiamava la mia mamma splendida. È un bambino di 5 anni, 5 anni e mezzo, ma è molto intelligente. Da ieri è strano, non me l'ha chiesto la mamma quando torna dal lavoro. So, qualcosa ha capito, sì. E oggi aspetto che arrivano le mie sorelle, almeno siamo in tanti, perché vengono dalla Calabria. E faranno un po' di coraggio. Sì, ma... Una vicenda straziante. Intanto per venerdì il sindacato ha proclamato uno sciopero di 4 ore, ora l'inchiesta, indagata la titolare dell'azienda, disposti accertamenti sul macchinario, ma ci racconta tutto. Nadia Tarantino, vediamo. C'è un indagato per la morte di Luana Dorazio, la mamma di 22 anni, inghiottita ieri dall'orditoio a cui stava lavorando in una ditta di via Garigliano a Oste di Montemurlo. Sul registro delle notizie di reato è stata iscritta la titolare della ditta, l'orditura Luana. Il reato ipotizzato dalla procura è omicidio colposo, un atto dovuto, in attesa dell'esito dei lunghi e complessi rilievi che da ieri mattina stanno impegnando i carabinieri e i tecnici della ASL. Nelle prossime ore, alle carte già arrivate in procura, se ne aggiungeranno altre e sarà possibile costruire una prima ipotesi sulla dinamica dell'incidente. C'è da capire sì la dinamica della tragedia, ma soprattutto c'è da capire perché il dispositivo di sicurezza non sia entrato in funzione, consentendo al subbio di continuare a girare, portandosi dietro insieme al filato il corpo della giovane. Molte risposte arriveranno dalla comparazione dei due orditoi posti sotto sequestro, quello che ha risucchiato l'operaia e un altro, identico, una comparazione necessaria per individuare o escludere eventuali differenze che potrebbero spiegare l'incidente. Altre informazioni saranno aggiunte dall'esito dell'autopsia disposta dalla procura e dalle testimonianze delle persone che ieri erano presenti nella fabbrica e che sono state sentite dagli investigatori. La morte della giovane mamma ha destato enorme commozione. Sindacalisti, politici, comuni, cittadini, amministratori pubblici e associazioni di categoria hanno espresso cordoglio per un fatto che riporta il distretto tessile indietro di 30 anni e più, quando a differenza di oggi le orditure erano considerate uno tra gli anelli più a rischio della filiera tessile. Una solidarietà che va oltre le parole. Il comune di Montemurlo, attraverso il comitato Montemurlo Solidale e le associazioni del territorio, ha aperto una raccolta fondi destinata al figlioletto della vittima. L'IBAN per aiutare il bambino di Luana Dorazio è quello che leggete in sovraimpressione. La causale da indicare è donazione per Luana. Intanto venerdì sciopero di 4 ore con presidio dalle 10 alle 12 in piazza delle carceri. L'iniziativa è di CGIL, CISL e UIL.
Una donna di 74 anni è morta schiacciata da un ascensore in un'abitazione privata. Siamo a Marina di Carrara. La donna si trovava nel vano dell'ascensore, il racconto del marito, sarebbe scesa nel seminterrato per recuperare un oggetto che era caduto nel vano dell'ascensore. Una volta dentro non si sarebbe più riaperto però il cancello. Il marito ha provato ad aprire questo cancello, la grata, ma non riusciva più a farlo. Ha tentato di forzare la maniglia, poi a un certo punto si sarebbe messo in moto il meccanismo dell'ascensore che ha fatto scendere fino a terra la cabina schiacciando la donna. E il lavoro che non c'è, il lavoro che si perde, andiamo alla Bekaert, protesta dei lavoratori contro licenziamenti, il punto in questo servizio è Caterina Gonnelli, vediamo. Prima un presidio davanti ai cancelli della fabbrica e poi un breve corteo fino al municipio dove è stata ricevuta una delegazione. Così stamani dalle 9 a Figline e Valdarno i lavoratori dello stabilimento toscano della multinazionale belga Bekaert, ex stabilimento Pirelli, hanno protestato per il mancato accordo ieri sera con l'azienda al Ministero dello Sviluppo Economico. Il fallimento del tavolo porterà a 113 lettere di licenziamento per tutti i dipendenti che adesso figurano ancora in organico. Il tavolo al Mise ha sancito dunque la fine degli ammortizzatori sociali. Intanto, in assenza di un nuovo accordo sindacale, l'azienda rimane comunque disponibile e impegnata per favorire la reindustrializzazione del sito e il ricollocamento dei lavoratori, riservandosi di valutare nei prossimi giorni quali ulteriori azioni e interventi da porre in essere. Mentre la sindaca di Figline, Giulia Mugnai, si attiverà insieme agli altri sindaci del territorio perché si possa trovare un percorso per mettere in sicurezza tutti i lavoratori in termini occupazionali, al tempo stesso preoccupata per l'impatto urbanistico e ambientale di un sito all'abbandono, chiede attenzione alle istituzioni superiori. Per il presidente della Toscana, Eugenio Giani, davvero si è fatto di tutto come regione, usando toni molto duri nei confronti della multinazionale belga. La partita però non finisce qui e punta all'inserimento di 120 operai che ne fanno parte nel polo toscano dell'acciaio. Ed è crisi anche nel settore del turismo. Pensate che a Montecatini 6 hotel finiscono all'asta. Il servizio vediamo. La pandemia ha dato il colpo di grazia, ma la crisi del turismo a Montecatini è cominciata molto prima e così adesso tanti alberghi della città termale finiscono all'asta. Sono numerosi i casi pubblicizzati sul sito internet con tanto di foto, planimetrie e descrizioni dedicato a tale attività e liberamente accessibile a tutti su www.astegiudiziarie.it. Si parte da prezzi bassissimi, 152.000 euro, offerta minima 114.000 per un immobile dotato di 14 camere al piano primo e di 11 camere al secondo, per arrivare a quello più costoso, un 3 stelle di 4 piani complessivi e 60 camere con servizi e ampia veranda, la cui base d'asta è di 1.875.000 euro, offerta minima di 1.406.250 euro, rialzo minimo di 37.500 euro. Per adesso sono 6 le strutture di dimensioni medio-grandi che saranno battute all'asta fra giugno e luglio di quest'anno. E non ci sono soltanto hotel. Tra gli immobili che finiscono all'asta anche alcuni locali di intrattenimento e ad uso commerciale. Intanto la Giunta Comunale dà il via alla consulta del turismo con la stesura del regolamento dell'organismo che dovrebbe agevolare il complessivo rilancio del settore con l'intento di sbloccare la lunga e ormai cronica crisi che attanaglia da anni Montecatini. Ed è previsto per domani un incontro tra il governatore Giani e i consiglieri del PD, consiglieri regionali del PD, dopo lo strappo del 1° maggio. Alessio Poggioni ha intervistato Massimiliano Pescini, proprio un consigliere regionale del PD, per capire in questo incontro come si svolgerà, di che cosa parleranno. Vediamo. Che cosa vi direte? Quali sono le istanze? Quali sono, insomma, i metodi, se non dare la strada, per chiarire tra voi? Cercheremo di parlare come sempre avviene, noi ci vediamo continuamente sia nel gruppo, sia con gli assessori, sia con il Presidente, per discutere dei temi più urgenti, ovviamente la sanità su tutti e anche le questioni che riguardano il Consiglio, il futuro dell'economia, il ragionamento ad esempio che è stato affrontato negli ultimi consigli sul sistema del credito. Potrei continuare, sono questioni serie, quindi affronteremo la prospettiva e le urgenze.
e le affronteremo tenendo conto che tutti insieme dobbiamo fare un passo in avanti per condividere prima tra noi, ma soprattutto con la società toscana, i passi migliori da fare e più giusti da fare per il futuro. Tutte queste discussioni non devono apparire come il palazzo slegato dai cittadini, perché queste discussioni servono proprio all'inizio della legislatura e dentro una pandemia per capire meglio cosa fare in futuro. Forse quella politica dell'aggiunta di un nuovo assessore, di fare sottosegretari, insomma, che Gianni invece vorrebbe molto, non è una priorità attualmente per il partito, o sì? Noi abbiamo sempre detto che ci vuole un'organizzazione seria anche dal punto di vista, come dire, politico-gestionale. C'è una proposta di legge in campo, vediamo qual è la migliore soluzione, ma senz'altro un raccordo tra giunta e consiglio, un lavoro condiviso per quanto riguarda le questioni del recovery, oppure i ragionamenti sul bilancio, ci vogliono. Il Presidente lo ha detto, noi l'abbiamo sostenuto, non c'è mai stato da questo punto di vista un dissidio. Credo che dobbiamo ora, in questa nuova fase, trovare le forme migliori per portare questa piccola riforma regionale a regime, tenendo conto che le riforme dello statuto, ad esempio, e le modifiche allo statuto, diciamo in questo caso, perché le riforme si fanno il più possibile, in maniera condivisa anche con le minoranze, il più possibile, tenendo conto delle ragioni di tutto. E il progetto Viola Park, siamo a Bagnaripoli, proprio alle porte di Firenze, continua senza sosta, stamani sopralluogo sia delle istituzioni ma anche del presidente Commisso. Il grande proprio sogno di Commisso sta crescendo giorno dopo giorno e per settembre 2022 potrebbe essere pronto. Dario Baldi, vediamo. Continuano a sprombattuto i lavori per il Viola Park di Bagnaripoli. Oltre al presidente Rocco Commisso, accompagnato dal figlio Joseph, erano presenti questa mattina tutti i principali attori della partita per un sopralluogo esplorativo, dal presidente della regione Eugenio Giani, passando per il sindaco di Bagnaripoli Francesco Casini, poi il soprintendente Andrea Pessina e anche il sindaco della città metropolitana, che non fu presente alla posa della prima pietra, Dario Nardella. Un chiaro segno di unione e coesione per un'infrastruttura importante per la Fiorentina e per tutta la città metropolitana di Firenze, non solo da un punto di vista sportivo. Il sindaco Casini, poi, uscendo dall'impianto, ha parlato anche di date, stimando, secondo quanto detto dai progettisti, settembre 2022 come data di fine dei lavori. Intanto il sindaco Nardella ha fatto il punto della situazione. Questa è un'occasione di riqualificazione di un'area molto grande, molto bella, alle porte di Firenze, che dà ancora di più il senso della città metropolitana. Sono state rispettate tutte le regole, tutti i vincoli, e in questo modo si dimostra anche che quando si vuole le cose si possono fare. Ho trovato, diciamo, una soluzione per quanto riguarda anche la realizzazione del parcheggio scambiatore, un parcheggio di più di 400 posti, che è il parcheggio di servizio della linea tranviaria, della tranvia, che congiungerà proprio questo luogo con il centro di Firenze, e quindi questo parcheggio servirà sia ai lavoratori, ai viaggiatori, servirà anche a tutte le persone che verranno qui al centro sportivo, sia per vedere le partite che per le attività sportive. E ora i dati sui nuovi positivi, sono 570 in Toscana. Erano lo stesso numero ieri, pensate, 570, 9.116 a livello nazionale. Diminuiscono le terapie intensive sia nella nostra regione che a livello nazionale, ancora tanti però i morti, sono 29 in Toscana, 305 a livello del nostro paese. Se andiamo a vedere nel dettaglio le province, purtroppo ancora al primo posto Firenze con 151 persone con Covid. E parliamo dei vaccini, da domani sono aperte le prenotazioni per le vaccinazioni chi ha 65-69 anni, l'ha detto proprio questa mattina il governatore, che ha fatto il punto con sia per quanto riguarda anche i nuovi positivi, il servizio di Rachele Campi. Vediamo.
L'andamento dei contagi da Covid è in diminuzione, lo ha confermato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. C'è anche un abbassamento dei casi registrati nelle terapie intensive e nei ricoveri, ma non dobbiamo, dice Eugenio Giani, abbassare la guardia. Sono contento nel vedere che per quanto riguarda le vaccinazioni la Toscana è sostanzialmente la prima, insieme al Veneto, sono pochi decimali, con più del 96% di vaccinazioni negli over 80. Questo significa che rispetto ad altre regioni, attraverso il lavoro con i medici di famiglia, noi siamo andati diffusi anche a prendere l'ottantenne che magari si trova in condizioni di disagio a casa e non si poteva muovere. Da domani saranno aperte le prenotazioni per le vaccinazioni dei 65-69 anni. Con il vaccino Pfizer saranno vaccinati i caregiver. Ormai siamo a 1.320.000 dosi somministrate in Toscana. Ci stiamo avvicinando al milione di prime dosi per la popolazione toscana. Sappiamo che dobbiamo arrivare a coprire 2.900.000. Il mio obiettivo è che questo avvenga per la fine di settembre. Ora la cronaca. La Corte di Appello di Firenze ha condannato due anarchici a 8 anni, ma assolto un altro per il ferimento dell'artificiere della Polizia di Stato, Mario Vece, investito la notte di Capodanno del 2018 dall'esplosione di un ordigno piazzato davanti alla libreria Il Bargello di Firenze, attività commerciale ritenuta vicina a Casa Pound. Dietro all'ordigno, che fece perdere una mano e un occhio al poliziotto, secondo i giudici ci furono Pier Loreto Fallanca, 9 anni e 6 mesi in primo grado, e Salvatore Vespertino, 9 anni in primo grado, appunto entrambi condannati a 8 anni per lesioni personali gravissime. Ritenuto estraneo invece all'attentato Giovanni Ghezzi, che invece in primo grado era stato condannato a 9 anni, 10 mesi e 15 giorni. La Corte di Appello per lui ha rideterminato la pena in 3 mesi di reclusione per episodi minori diversi dallo scoppio dell'ordigno. In primo grado era stato assolto per il ferimento dell'artificiere e l'anarchico Nicola Almerigogna, la cui posizione non è stata oggetto del processo di appello. Quella di Fallanca e Vespertino sono le condanne più pesanti del processo. Complessivamente in appello sono stati giudicati 26 imputati per vari episodi legati alle iniziative maturate su Firenze nell'area anarchica. E ora andiamo nel Grossetano, pensate, barricato in casa con 90 coltelli e catane, sono intervenuti i carabinieri, ma ci racconta tutto Carlo Sestini, vediamo. Si barrica in casa con 90 armi bianche e i carabinieri fanno irruzione per disarmarlo. È accaduto a Monte Rotondo Marittimo, in provincia di Grosseto, ieri notte, quando un 52enne, in preda ad un forte stato di agitazione, si è barricato in casa. Infatti pare che fosse sotto stress a seguito della separazione dalla moglie e così si è isolato, circondato solo dalle proprie armi. Sono stati i familiari a chiedere aiuto ai carabinieri della stazione di Monte Rotondo Marittimo, che per tutta la notte hanno avuto il loro da fare per convincerlo. L'abitazione, al primo piano di un piccolo stabile, si trova in un punto non accessibile ai veicoli, per cui i carabinieri, giunti a piedi, hanno tentato a lungo di parlare con lui pur restando in strada, provando a farlo calmare e ragionare. Per tutta risposta ha continuato a gettare e lanciare mobili, oggetti vari, piatti e coltelli dalla finestra, impedendo a chi che sia di avvicinarsi alla casa, specie in considerazione della collezione di armi bianche che aveva con sé. Circa 90 pezzi tra coltelli, asce, catane e persino una balestra. Sul posto sono giunte diverse pattuglie e dopo alcune ore di tentativi inutili hanno deciso di intervenire irrompendo in casa e immobilizzandolo per poi affidarlo al personale sanitario del 118 che lo ha portato all'ospedale di Grosseto con un provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio firmato dal sindaco di Monte Rotondo. Oltre all'arsenale di armi bianche per il quale è stato denunciato per porto d'armi, oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale, hanno rinvenuto anche 5 grammi di hashish. Fortunatamente nessuno dei carabinieri è rimasto ferito. È un patto per la cultura di Firenze, vediamo di che cosa si tratta. Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Intesa San Paolo hanno destinato un fondo a sostegno delle realtà culturali del territorio, messe a dura prova dall'emergenza sanitaria. Un patto per la cultura che garantirà il sostegno a 22 soggetti selezionati. E abbiamo stanziato insieme a Intesa San Paolo 1.310.000 euro per aiutare 22 eccellenze più 2 enti istituzionali come il Teatro della Toscana e Palazzo Strozzi.
È un ennesimo intervento da parte di Fondazione CR Firenze e Intesa San Paolo per intervenire in un settore particolarmente colpito che ha bisogno realmente di essere tirato su, di un aiuto per rinascere e per ritornare agli splendori che erano fino a qualche tempo fa. C'è una scelta che ha a che fare con le radici e con l'identità. Non ci sono ragioni commerciali nel decidere di affiancare il sistema culturale italiano, non ci sono ragioni commerciali nell'intervenire a fianco del paese durante la pandemia. Il progetto Cultura di Intesa San Paolo è sempre di più un progetto sociale. La presentazione del progetto è avvenuta a Villa Bardini, uno dei luoghi simbolo della cultura fiorentina. Villa Bardini è la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, quindi questo è il nostro luogo dove, diciamo, con questa vista orizzontale sulla città di Firenze presentiamo le nostre iniziative, il nostro sostegno sempre molto importante al mondo della cultura. Ben 100 visitatori oggi hanno riaperto gli Uffizi, ma c'è anche grande sete di cultura, pensate, oggi ci sono già state ben 725 prenotazioni. Alle 8 di questa mattina a Firenze gli Uffizi hanno riaperto le porte al pubblico. Nel loggiato di Ponente si trova la nuova biglietteria. A fare gli onori di casa il direttore delle gallerie Eike Schmidt. Stamani era venuta una coppia di Pesaro e per essere i primi erano qui già alle 7:30. E nel frattempo, nei primissimi minuti, sono entrati più di 40 visitatori già. E c'è un flusso ma senza file, perché questo è uno dei vantaggi con questa nuova situazione, questa nuova organizzazione degli ingressi con la biglietteria. Da una parte, invece, controllo sicurezza in delle sale molto più voluminose rispetto a prima, senza alcun rischio di creare assembramenti. Abbiamo però soprattutto le novità che interesseranno molto di più, sono le 14 nuove sale che abbiamo inaugurate con 129 opere, di cui quasi la metà non visto negli anni recenti, nei decenni recenti, oppure mai visti, come il San Giovannino, ma anche il Bartolomeo Passerotti, l'Enigma di Omero e i due quadri di Daniele da Volterra. Di prima mattina sono pochi i visitatori, ma l'emozione è tangibile. Siamo arrivati per primi, sembra. Siete mai venuti agli Uffizi? Sì, certo, tanti anni passati anche con le gite scolastiche. Oggi è un'occasione per rinnovare. Sì, mi stuzzicava da tanto tempo l'idea, mi affascinava insomma di essere il primo a rientrare nel nostro grande museo d'Italia e trovarmi di fronte alla Venere di Botticelli da solo, senza affollamento come spesso capita. Di solito agli Uffizi c'è sempre una fila lunghissima, pensare di entrare in un posto così importante, sempre super affollato, abbastanza forse in solitudine per quello che sta succedendo, era una cosa emozionante. C'è la curiosità e l'interesse di vedere i nuovi allestimenti e poi essere qui proprio all'apertura è un po' un simbolo, vabbè, mi è piaciuto esserci, ecco. A me interessava più che altro vedere le nuove sale, io sono molto in galleria, la frequento abbastanza, ma le nuove sale mi interessavano molto, non vedevo l'ora di avere l'occasione di poter vedere questo nuovo allestimento che pare sia molto 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 bello. Meravigliosa creatura, è questo lo slogan che campeggia sullo stadio Castellani di Empoli dopo la vittoria degli azzurri sul Cosenza. La squadra del patron Fabrizio Corsi torna in Serie A e lo fa abbracciando una città intera. Dopo il triplice fischio la festa è scoppiata proprio ad Empoli. Vediamo. L'Empoli torna in Serie A nell'anno del suo centenario. Nella città capoluogo dell'empolese Valdelsa scoppia la grande festa per la promozione conquistata nella sfida contro il Cosenza. Con ben 3 giornate di anticipo, gli azzurri del padron Fabrizio Corsi, dopo aver fallito il primo match point sabato ad Ascoli, riassaporano il gusto della massima serie per la 7ª volta nella loro storia. Tanti tifosi azzurri accorsi fuori dal Castellani per festeggiare la squadra. Meravigliosa creatura, recita uno striscione appeso proprio fuori dallo stadio, ed è proprio una meravigliosa creatura la Serie A, capace di riaccendere la passione di tutta Empoli e del circondario. Nell'anno dello stadio a porte chiuse i giocatori di Dionisi si sono subito affacciati alla maratona, cuore del tifo caldo, per festeggiare la vittoria del campionato e la promozione in Serie A, con i tanti tifosi presenti, caroselli in città ed una festa che sta ancora continuando.
E prima di chiudere vi ricordo che il martedì l'appuntamento è con il film su Toscana TV, questa sera Thomas Crown Affair alle 21:15. Grazie per averci seguito, buona serata a tutti e arrivederci.